C'è una MAMM in Dolce Attesa, sono Anthony di Sorgente, la biobanca leader nella conservazione delle cellule staminali. Oggi siamo qui per parlare di un argomento molto interessante, ovvero le cellule staminali e le categorie. Iniziamo con una domanda fondamentale: che cosa sono le cellule staminali? Immaginate come dei mattoncini microscopici del nostro corpo, in grado di moltiplicarsi all'infinito. Questo significa che appunto le cellule staminali possono appunto generare delle cellule identiche a se stesse e o specializzarsi a formare vari organi e tessuti. Praticamente sono molto molto importanti per quello che è il mantenimento della nostra salute. Ma parliamo delle principali categorie di cellule staminali. Ne abbiamo tre tipi. Cellule staminali embrionali. Queste cellule sono ottenute dall'embrione e hanno la straordinaria capacità di svilupparsi in qualsiasi tipo di cellula del nostro corpo. Cellule staminali cordonali. Queste sono estratte dal cordone ombelicale e sono incredibilmente preziose. Possiamo ottenere delle quantità abbondanti di cellule staminali di qualità superiore tramite appunto un prelievo che è indolore e sicuro. Cellule staminali adulte. Queste cellule vengono trovate naturalmente in vari tessuti del nostro corpo e giocano un ruolo fondamentale nella riparazione e nel mantenimento appunto dei nostri organi. Adesso ti spiegherò come l'estrazione delle cellule staminali del cordone ombelicale è così importante, perché non è soltanto un processo rapido e sicuro, ma addirittura il Ministero della Salute italiano riconosce la loro utilità per il trapianto, appunto, con un elenco di oltre 80 malattie che possono essere trattate con le cellule staminali. Parliamo ora dei vari tipi di cellule staminali presenti nel cordone ombelicale. Abbiamo le staminali simili embrionali, in grado di dare vita a qualsiasi organo, le staminali mesenchimali, che possono svilupparsi in tessuti cartilaginei, adiposi e ossei, anche in cellule nervose e cardiache dopo stimolazione, e cellule staminali ematopoietiche, che si differenziano nel midollo osseo e nel sangue, e cellule staminali progenitrici endoteliali, specializzate nella formazione di vasi sanguigni e tessuti endoteliali. Dunque, per questo video è tutto, abbiamo capito e imparato tantissime informazioni utili sulle cellule staminali, ma se avete ulteriori domande o curiosità vi invito a richiedere una consulenza gratuita con uno dei nostri esperti e vi ricordo anche di seguirci sui nostri social, su Facebook, su Instagram e su TikTok per contenuti esclusivi. Vi potete iscrivere al canale così da ricevere tutti i nostri nuovi video per quanto riguarda sia le cellule staminali ma anche per informazioni e delle risorse da leggere e ascoltare, soprattutto per quanto riguarda il preparto e il postparto. Bene, per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!